venezuelana che dopo il terremoto del 6 aprile 2009 ha deciso di venire a fare la volontaria nelle tendopoli e poi è rimasta a vivere all'Aquila. Si chiama Roxana Leandra Oliveros Garcia, 30 anni, e sarà lei ad interpretare la Dama della Bolla, figura chiave della perdonanza celestiniana che si celebrerà dal 23 al 28 agosto. Al suo fianco, a scortare la bolla contenente il messaggio del perdono di Papa Celestino V, nelle vesti del giovin signore, ci sarà invece Mirko Schiavone, aquilano di 21 anni, allievo della scuola ispettori della Guardia di Finanza. E la Dama della Croce, ovvero Elisa Piccirilli, di 18 anni, studentessa aquilana al Liceo di Scienze Umane. I tre, emozionati ma perfettamente a loro agio nei costumi storici, si sono presentati in conferenza stampa a Palazzo Fibioni, appena ristrutturato e che sarà sede istituzionale del Comune. «Mi sono innamorata di questa città», spiega Roxana, «della sua storia e della sua gente. Solo una cosa non mi piace, il freddo che fa in inverno». A me piace tutto, tranne il freddo, perché è una città, insomma, da 9 mesi di freddo e quello che resta di caldo. Io ho fatto la volontaria da tutta la mia vita, insomma, ho saputo di questo fatto che aveva accaduto qua e sono venuta a fare la volontaria per 1 mese e mezzo al campo dell'Italtel 2. E c'è qualcosa che mi appartiene, so che non sono italiana, che non sono aquilana, però c'è qualcosa che mi richiama. Ho deciso di presentare la richiesta per fare il giovin signore proprio per il legame fortissimo che ho con la città. Fin da piccolo ho sempre partecipato a questa manifestazione storica e culturale e sono contentissimo di essere stato scelto. Naturalmente questo per me è un carico molto importante, spero di portarlo al meglio, diciamo. E naturalmente questa è una gran gioia per me, perché rappresentare la città significa appunto essere aquilani all'interno della perdonanza.